Ci ritroviamo con piacere con il consigliere del Comitato regionale FIP Calabria, e questa è la sua veste per l'occasione. Parleremo del progetto legato al Dono e questa statua bellissima che andrà a sorgere sul lungomare di Reggio Calabria, dedicata alla memoria di Massimo Mazzetto. Do ovviamente la buonasera a Ciccio Franco. Posso permettermi di darti del tu, Ciccio? Come solitamente facciamo noi, sportivi e soprattutto amici, per me di vecchia data, perché tu eri così. Sì, assolutamente. Io volevo. Assolutamente. Buonasera a tutti quelli che ci vedono. Sì, io innanzitutto volevo il tuo parere personale anche in vesti di consigliere federale legato al progetto di Massimo Mazzetto, perché bisognava reagire dopo questo bruttissimo accadimento. Pensare che dei minori possano aver distrutto quella stella mi fa tantissima rabbia. Bisognava reagire e guardando i vari filmati dell'artista mi viene l'acquolina in bocca perché mi sembra un'opera veramente ben fatta e davvero molto molto bella. Cosa ne pensi? Assolutamente, assolutamente. E allora rispondo alla tua domanda. Era necessario reagire, infatti anche da parte del Comitato federale c'è il placet assolutamente totale a questa iniziativa necessaria, non soltanto per onorare la figura di Massimo Mazzetto, che allora è inutile ricordarlo, era destinato ad essere il play del futuro proprio stabile e fisso della nazionale. Bravissimo ragazzo che io ricordo quando rientrava dopo aver segnato un canestro, ritornava col pugno sempre indietro. Vabbè, io sono pure stato coinvolto a livello professionale per la vicenda, purtroppo, perché ero io l'assicuratore allora del tempo di quella viola e di tante altre viola che mi sono rimaste nel cuore. E ricordo quei giorni, proprio quel giorno, anzi, quando circolò la notizia, ricordo Massimo Bianchi era là davanti alla vecchia rianimazione, c'erano tutti i giocatori, un silenzio tombale, Massimo che piangeva in un angolo. Vabbè, questi sono solo ricordi che fanno male. Però era necessario reagire, com'è necessario reagire da parte della società civile ad ogni stortura, ad ogni bruttura, ad ogni attestazione di sottocultura, perché questa non è, non sono esibizioni di non sono bambinate, questa esibizione di ignoranza, di sottocultura, quella che impera purtroppo ancora in tanti dei E di nostri mancata educazione, aggiungerei, perché sinceramente Giovanni. questi bambini saranno anche figli di qualcuno, insomma. Perfettamente, perfettamente, perfettamente. Questi ragazzi non sono bambini, questi ragazzi purtroppo saranno le generazioni future, però che lasciano sperare ben poco. Tu sei neopapà, io sono nonno, però è il nostro compito improntare i futuri, quelli che ci seguiranno, secondo determinate regole dalle quali non si può trascendere. Ti devo dire che ho sentito impellente proprio e forte, forte il bisogno di questa reazione nella mia piccola parte, perché io là mi sono sentito, quando mi hanno chiamato i ragazzi del Total Chaos, hanno distrutto la stella di Massimo, mi sono sentito violentato per una seconda volta, come un po' polemicamente adesso affermo di essermi sentito violentato la prima volta quando è stato travisato il Botteghelle all'interno. Ecco, in quel momento per me c'era il cuore là dentro e secondo me ci sono precise responsabilità di chi ha autorizzato quello stravolgimento, perché quello non è più il Botteghelle avrebbe dovuto rimanere in quel modo. Il tempio, quel tempio che raccontava e rappresentava quello che si è vissuto in quel momento, come un monumento che è stato devastato. Vabbè. Io lo so che mi faccio male parlando di questo, però volevo su questo dire una cosa che dico spesso, ovvero anche io, quello è stato il mio primo palazzetto, io da bambino a 5 anni, mentre giocava l'Opel di colore giallo, io andavo al palazzetto, c'era Reggie King che giocava.
anche per me non poter vedere il posto dove andavo a sedermi insieme a mio padre nelle tribune è un qualcosa, è veramente una violenza. Però poi analiticamente, in chiave razionale, sono andato a chiedere alla fonte, mi hanno detto o si toglievano o non era più agibile in base alle nuove normative. Questa purtroppo, da quello che ho studiato, ho provato a capire, non è soltanto un qualcosa relativo agli impianti di Reggio Calabria, ma un po' in tutta Italia è successo Certo, questo. Giovanni, Quindi assolutamente. fondamentalmente, cioè, sono d'accordo con te, però probabilmente è meglio un palazzetto che nel bene e nel male continua l'attività. Spero che Certo. diventi sempre più bello con tanti spalti, so che ci stanno lavorando. Però condivido con Forse si te. poteva, scusami se ti interrompo, forse si Sì. poteva trovare una soluzione media, nella quale ottemperare alle nuove esigenze di sicurezza, mantenendo il vecchio schema. Infatti, io ricordo quando è stato inaugurato a Benvenuti. Divago un poco, se tu Sì, però no, vuoi mettere certo. intorno. Ecco, quando è stato inaugurato a Gianfranco Benvenuti, ho accompagnato, come tante volte, il giudice e l'ingegnere. Non lo ricordo. Siamo entrati dagli spogliatoi. E sai, entrando da quegli spogliatoi c'era quel tunnel che attraversava gli spogliatoi sinistra e destra, e poi si entrava nel tunnel sotto la curva. Non esiste più questa realtà. Mi ricordo, li ho guardati, ho voluto guardarli in viso perché io l'avevo vista la nuova realtà a Botteghelle, ma loro no, non erano mai entrati. Ho visto, ti devo dire, sono rimasti confusi, sono rimasti esterrefatti, sono rimasti perplessi. E poi abbiamo divagato, abbiamo parlato di Io ti altro. dico che nel mio studio del basket c'è proprio questa immagine di questo Viola Messaggero al Botteghelle con Caldwell al tiro libero, e Jones al rimbalzo offensivo con Gilardi accanto e Brian Shaw del Messaggero. E lì, insomma, guardando gli spalti, questo mega stendardo Cicci, che era uno degli sponsor dell'epoca, insomma, Certo, sì, intorno e si intorno rievocano cose intorno bellissime. c'era il cuore pulsante della Reggio per bene, della Reggio che voleva reagire a quello che subiva in quel momento, quello che subiva di esterno e veniva violentata in quel momento, e la Reggio per bene ha reagito in quel modo a livello nazionale. Ci torniamo su questo perché ho un'altra domanda secondo me significativa, però volevo una tua impressione su questa statua, sulla È bozza che hanno visto un po' tutti. splendida, è splendida. Io la sto vedendo crescere, la sto vedendo crescere proprio man mano che vanno avanti i lavori degli vari step. Ed è stupenda anche perché dà tanti significati: dà tanti significati, al significato sportivo, al significato di speranza, al significato di sguardo verso il futuro. Ci sono le frasi di Massimo, c'è il gesto. C'è il gesto verso il cielo proprio, verso il cielo per innalzarsi. È bellissima, e sarà bellissima, sarà stupenda. Bisognerà dare la giusta enfasi e la giusta colorazione, e parlo proprio volutamente di colorazione, al momento in cui verrà realizzata e verrà sita, verrà piazzata nella postazione della Reggio, di una Reggio nuova, di una Reggio Io nuova. Guarda verso il futuro, verso lo sport, verso gli ideali veramente. sono contentissimo e ringrazio ovviamente il comitato e tutti voi che state partecipando, me incluso, mi ci metto nel mezzo perché Siamo tutti, fondamentalmente sì, Giovanni. è un lavoro di squadra che secondo me era troppo facile vedere una statua di Kobe Bryant che è passato da qui da bambino e merita anche lui il massimo. Ma passami il gioco di parole, Massimo Mazzetto realmente è un supereroe per tutti noi, è un esempio da seguire incredibile. Assolutamente, assolutamente. Ed era un uomo, ed era un uomo che si andava a formare e sarebbe stato un grande uomo di sport e nella vita. E nella vita, cioè questo è un esempio, e appunto ti dico, questo esempio idealmente quella statua lo realizza a pieno, cioè dà tutti gli effetti che ha dato a noi Massimo Mazzetto in quel modo. È un evolvere. È un'evoluzione della figura,
di quello che è stato e di quello che sarebbe stato Massimo Mazzetto, proiettato verso l'alto, con lo Insomma, sguardo verso il futuro. siamo reduci purtroppo da un accadimento tragico e nonostante i 90 anni, certi miti per noi era come se il tempo non dovesse passare mai, perché una persona così straordinaria che ha scritto pagine su pagine della storia, non soltanto sportiva e cestistica della nostra città e non solo. Ne abbiamo parlato tante tante volte, quando innesco la fiamma nero-arancio negli occhi del mio ospite, insomma, mi comincia a raccontare di VHS riportate in fretta e in furia con la macchina, viaggiando di notte, viaggi pazzeschi, tutti colorati in nero-arancio, ma realmente, come mi ha detto l'ingegnere Scambia, per il giudice Viola, la squadra era come la sua figlia femmina mai avuta. Sì, certamente, certamente. Era la figlia che avrebbe desiderato e che poi ha visto realizzata nella Viola, nella grande Viola, nella grande Viola. Guarda, per me, ecco, per me, quando mi inviti a parlare del giudice o dell'ingegnere, tu mi inviti a parlare di parti della mia vita, di una parte bella della vita. Erano altri tempi, più giovane. D'altra parte, Giovanni, non per niente si partiva, partivo il sabato pomeriggio, il sabato o il sabato notte, per arrivare in tempo per la partita. Dormivo nella stanza di Pietro Simonetta. Ogni pomeriggio mi riposavo nella stanza di Pietro Simonetta, allora medico della squadra, come tu ben sai, e poi subito dopo la partita si ripartiva. Si ripartiva. Spesso c'era il giudice, Lillo Barreca. Lillo Barreca, però, appena mettevo la terza marcia, già era a dormire, già era a dormire dietro, mentre il giudice sonnecchiava, era sveglio. Però una volta, ecco, di lui ho dei ricordi forti, vivi, però sai com'era pacatissimo sempre lui, in ogni suo atteggiamento, molto misurato, non ha mai alzato il tono di voce, eppure abbiamo discusso di cose importanti, anche, ma lui sempre trova la sua logica, la sua dritta. Centrare il bersaglio, ma con quella sua pacatezza. Ci siamo sempre dati del lei, così come con l'ingegnere. Allora mi faceva: ingegnere, però forse quella situazione la possiamo risolvere così. Ed aveva ragione. E allora scendevamo, non so, dall'Adriatico comunque, scendevamo dall'Adriatico, io avevo la lancia e c'era il giudice avanti, dietro c'era Lillo Barreca. E poi c'era un altro, non mi ricordo chi fosse dietro, comunque eravamo in quattro, me lo ricordo perfettamente. E lui, ogni partenza al primo autogrill ci fermavamo e faceva scorte come se dovessimo viaggiare una settimana senza mai fermarci. Prendeva di tutto, dai cioccolatini alle caramelline, alle patatine, a tutto, tutto, tutto. Avevamo scorte per una settimana. E allora, ritornando al discorso, scendevamo all'Adriatica. E allora c'era un bivio di notte, chiaramente, immagina, arrivavamo alle 2 di notte, magari alle 3 di 2 di mattina, 3 di mattina, quindi buio pesto, lui seduto a fianco a me, e io ho superato il bivio che portava all'ora 3, quindi dalle parti dopo Trebisacce, non c'era la superstrada. Anche lui si è girato, me lo ricordo perfettamente. Ingegnere, forse abbiamo superato il bivio. E ho fatto un attimo mente locale, perché io camminavo meccanicamente alle 3 di mattina. Ho dovuto fare retromarcia e ritornare indietro. Eravamo sulla vecchia superstrada, su quei tratti che c'erano le superstrade. Ho dovuto ritornare indietro e aveva ragione anche questa volta. Avevamo superato il bivio. Te ne posso raccontare di aneddoti, o quando all'hotel, quello dove si fanno gli scambi del calcio a Milano, vicino alla stazione Gallia, come si chiama? Gallia. Non mi Sì, ricordo, ma mi sembra di comunque sì. quell'hotel alloggiava la Viola per la partita di Reggie King, di esordio di Ah. Reggie King, quando ci hanno fatto, perché Reggie King aveva un lato B che era così,
così mi hanno raccontato, arrivò un po' in sovrappeso. Quando è sceso in campo, perché è tornato sovrappeso enorme proprio a giocare. Quando è tornato le fischiate, non ti dico, a Milano, io ero dietro la panchina della Simac di allora, la Simac, Meneghin, eccetera, eccetera. Antoni, Fratelli Boselli, che, Gallinari, tutti quella quanti. Era la squadra, quella era la squadra, non quella che abbiamo eliminato noi. Lo so, me lo ricordo, certo. Bene. La Simac. E allora, oppure quando li ho raggiunti in albergo, lui parlava con Pippo Faina, me lo ricorderò sempre, in un divano con Pippo Faina, mi ha visto entrare, ingegnere, venga qua, ci siamo seduti, le presento una colonna che io poi non conoscevo personalmente, però poi ci siamo messi a parlare, mi dice, ho questi flash che mi collegano a lui, oppure le riunioni nel suo studio. Vede, e pigliava Faldoni, vede, ecco, quella volta si discuteva di questo, poi le sue telefonate con Porelli come se fossero fratelli, io ho assistito a due o tre telefonate sue personali con Porelli, ed era, cioè, tu ti rendevi conto della quota alla quale viaggiava e per la quale era stimato quest'uomo. Veramente che si è fatto da sé nel basket, ma è arrivato ai livelli massimi ed era un'autorità a livello nazionale proprio, era fra i primi cinque, forse fra i primi tre di allora il basket, quindi menti superiori. Io ne parlavo qualche giorno fa con Carlo Caglieris e probabilmente quella pallacanestro funzionava molto meglio di quella di oggi, anche se sono passati tanti anni. Assolutamente. Basti pensare, insomma, il sabato pomeriggio, io ricordo la Rai mandava le partite, adesso per vedere una partita ti fanno gli scherzetti, interrompono, riprendono. Stanno facendo di tutto per fare cancellare questo sport, purtroppo. Ma Giovanni, ecco, non ci sono più i personaggi di peso che c'erano allora. Perché ogni movimento è rappresentato da chi lo rappresenta. Scusa il bisticcio di parole. Sì. Oggi, pur facendo parte della federazione, ti devo dire che non ha più quel peso che aveva. Non ha più quel peso perché era fissa la proiezione del basket di Serie A. Te lo ricordi? Era fissa, era stabile, cioè, e conoscevamo già per tempo le partite. Conoscevamo tutto, tra Gianni De Cleva, Franco Lauro, eccetera, certo, eccetera, era uno spettacolo. Certo. Poi arrivò Telemonte Carlo e anche lì c'era un'ottima copertura, gli anni Panasonic, insomma. E Franco Lauro era felicissimo di venire a Reggio Calabria. Come no, me lo ricordo bene. Questo te lo garantisco con certezza, era molto, molto felice quando veniva a Reggio Calabria. Amava Reggio Calabria proprio, Ritornando, male, si faceva amare. Ciccio, ritornando a Massimo Mazzetto, hai qualche flash di questo ragazzo? Guarda, ho i flash negli allenamenti, quando andavo a seguire gli allenamenti, aveva il carisma del leader. Aveva il carisma del leader, pur essendo ragazzino. Cioè, si vedeva proprio come impostava gli argomenti da trattare in panchina, com'era ascoltato. Sarebbe cresciuto un grande giocatore, veramente un grande giocatore, perché aveva la testa e era diretto. Infatti mi ricordo quando alzava la voce, ultimo arrivato, ragazzino, ed era ascoltato, anche perché allora c'erano fior di giocatori, non è che c'erano anche i senatori in quella squadra della Serie C, però si era ritagliato il suo spazio ed era rispettato questo spazio, quindi ti dico, aneddoti particolari non ne ho con Massimo Mazzetto, però mi aveva colpito il carattere e il suo atteggiarsi sul campo, assolutamente. Gestiva la squadra bene, benissimo. Ho scoperto che il mio ospite si è messo la Polo Lacoste gialla in onore dell'Opel di Massimo Mazzetto, questo insomma è una piccola nota di colore importante.
Era quello il colore all'incirca, sì, sì, è era quello quello all'incirca. E pensare che sponsor come Opel, Panasonic, Standa, Banca Popolare sponsorizzavano Reggio Calabria. Tornando ad oggi ci mette un po' di malinconia. La speranza è che guarda, possano ritornare quei tempi, insomma. Io ho dentro uno di questi cassetti la lettera di Cobita, mi pare che si chiamasse, l'amministratore delegato della Panasonic del 90, del 90-91, no? Te l'ho fatta leggere? Sì, sì. Quando presentava la viola al consiglio di amministrazione di Panasonic. E se io posso aggiungere qualcosina, magari chi non ha seguito quegli anni può pensare magari Panasonic in quegli anni non era uno sponsor così quotato. Vi posso dire che l'Olympique Marsiglia, che andò a battere il Milan nella Coppa Campioni, qualche anno dopo era sponsorizzato Panasonic, e in più c'è una fotografia stellare di un Michael Jordan nel massimo del suo livello NBA, dove nel retro al palazzetto di Chicago c'è scritto Panasonic. Quindi stiamo parlando di uno sponsor di altissimi livelli. Assolutamente, era una delle multinazionali più grosse, si sa, Panasonic. E d'altra parte Panasonic, Philips, Sony, quelle erano. All'epoca c'erano i videoregistratori con le testine, proprio Panasonic, Philips, eccetera, eccetera, Fonola anche, ma era un pochettino meno. Ma poi parlato di Video 7, mi pare che si chiamassero, sì. era così, era un mattone che portavamo gelosamente custodita, e la mattina la consegnavo io a Telereggio, che poi il lunedì sera la mandava in onda. E spesso me la rivedevo pure la sera, nonostante l'avessi vista in diretta la domenica precedente. Per era chiudere, morto. Sì, assolutamente. Giovanni, il martedì si commentava la partita precedente, dal mercoledì si cominciava a discutere della partita successiva. Io lo vedo da tante persone sui social che ancora oggi, a distanza di più di 30 anni, ricordano per filo e per segno statistiche, ruoli, gli americani, avversari, non soltanto i nostri, conoscono bene anche gli altri, perché c'era una ricerca minuziosa per spingere questa squadra verso i massimi livelli. Era veramente bello. Ora magari neanche i giornalisti sanno i nomi degli avversari, all'epoca i semplici tifosi sapevano tutto. Questo è un Giovanni, dato che lascia pensare. Giovanni, io ero abbonato col posto assegnato, quindi arrivava alla fine, ma le file al botteghelle dal primo pomeriggio per entrare alla partita, era la città, era il cuore della città che batteva forte per questa realtà. Possono tornare questi momenti, secondo te? Giovanni, è molto difficile che tornino questi momenti, molto difficile perché viviamo un'altra epoca, è cambiato tutto completamente. Può ritornare a vivere una realtà, certo, con delle basi forti, con delle basi solide, e facendo passo dopo passo. Non si può pensare di arrivare a sfondare, anche perché la realtà economica nostra è totale, è completamente diversa. Cioè, oggi non trovi più, se non a livello di realtà stellari, questi mega sponsor. Cioè, oggi per mantenerti ad alti livelli ci vuole una base ben solida, ma solidissima, però da raggiungere step dopo step. C'è una realtà che non si può ipotizzare, se domani facciamo. Infatti io sono contrario a questi voli pindarici, non ci sono abituato, non li ho mai fatti, pur essendomi illuso diverse volte, e lo sai, perché chiaramente sono stato coinvolto in determinate circostanze e realtà diverse, che non ero più la grande viola, però assolutamente. Sì, quindi. Oggi ti dico, è molto difficile. Si può pensare di partire seriamente, e ti ripeto seriamente, perché bisogna farla piano piano. Una realtà valida si può raggiungere,
Ma quei sogni, secondo me, a Reggio Calabria sono in questo momento o nel futuro immediato, sono impossibili da realizzare. A mio parere, forse sto invecchiando, Giovanni, e te lo concedo pure se me lo dici, hai poca speranza verso il futuro. No, non ho poca speranza, però sono con i piedi a terra, perché gli anni sono passati e mi sono reso conto che effettivamente bisogna mirare, però non è tirare un grilletto e basta e sparare. No, è costruire, bisogna costruire e ci vogliono le persone adatte, ci vogliono i movimenti adatti, perché le persone devono coinvolgere gruppi e ampliare questa base solida che c'è, però è spezzettata. E bisognerebbe riconvergere tutti su un unico disegno, però architettato bene, un disegno ben architettato, proprio ben studiato a tavolino, in cui ci sia una realtà costituita da un gruppo di persone a cui si affidino le varie funzionalità, le varie responsabilità, e poi si può pensare di coinvolgere bene. Questa è una mia idea, però forse utopistica, non lo so. La mia idea. Vediamo un Non attimino cosa si riprofetiamo, risolverà. il mio cuore mi spinge in quel senso. Lo sai, ho diverse passioni. Ieri ho finito con la Santo Stefano Campari, stanotte abbiamo finito praticamente. Però io ci metto l'anima, dove posso ci metto l'anima. E sono contento di questo, cioè non riuscirei a impostarmi senza avere queste follie. Dicono che sono folle, ma è bello vivere di qualche follia ogni tanto. Giovanni. Io ti ringrazio, ti abbraccio e spero di vederci presto di persona, insomma. Ti Grazie mille. abbraccio anch'io, abbraccio tutti quelli che mi subiranno seguendo questa intervista. E ricordati che ti voglio bene sempre. Lo so, grazie mille anche io e dovresti saperlo. Ci vediamo prestissimo e grazie mille per il tuo contributo. Alla prossima. Assolutamente, un abbraccione a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao bello e forza Viola.